È il 18 maggio 1946 e alle 22 di sera il cielo è blu scuro e la visibilità è chiara e una leggera brezza soffia da est. Inizia a scurire e mi rendo conto che è ora di tornare a casa. Sono le 22:45. Accendo la mia torcia, che ho sempre con me, nelle passeggiate serali. Vado su una collina dove c'è una bella vista su Kronas e Vegholm Forest Lands. Per pura coincidenza ho dato un'occhiata alla radura, che non si vede così chiaramente a causa degli alberi. All'inizio penso di vedere qualcosa di luminoso là dentro, ma potrebbe essere un riflesso della mia torcia. Allora spengo, ma quella luce è ancora lì. Forse potrebbero essere dei primi campeggiatori. O giovani che si trovano lì. Incuriosito, decido di andarci. Scendo dalla collina e salto una fossa stretta che raccoglie acqua forestale. Alla mia destra c'è una serie di colline di sabbia e pini che oscurano un po' il prato di erba. Quindi mi sposto sul prato e riesco a vedere uno spettacolo che si è inciso per sempre nella mia memoria. All'estremità del prato, a pochi metri da un pino solitario, si trova un oggetto illuminato che non ho mai visto in vita mia. Il mio primo pensiero è che potesse essere un monitor gigante che qualcuno abbia portato lì per fare uno scherzo o chissà cosa. Ma presto mi rendo conto che sarebbe stato impossibile in quanto nessuna strada porta alla radura. L'oggetto ha una forma che ha qualcosa di simile a un disco e sopra sembra avere un supporto telescopico. E dei supporti distribuiti alla circonferenza a uguale distanza l'uno dall'altro sulle vertebre circolari. Proprio davanti sembra avere uno spazio che è piegato con una scaletta che scende, simile a quelle che si vedono sulle barche. La porta è a mezzo metro dal suolo e si vedono delle luci interne scorrere dalla cabina. Faccio un tentativo di guardare nel veicolo, ma l'angolo è troppo stretto. Tutto ciò che è visibile è una luce forte. Nella parte superiore della nave c'è una cabina aerodinamica che stimo sia di circa 8 metri di diametro. A circa un intervallo di metri vedo finestre ovali, forse lunghe mezzo metro e alte 30 centimetri. Mentre guardo la nave non posso fare a meno di pensare che qualcuno stia cercando di divertirsi con me. Un pensiero che mi passa per la testa è che potrebbero essere piloti tedeschi che si sono trasferiti da un campo. Oltre alla cabina c'è un albero telescopico, quasi come un periscopio, come quello di un sottomarino. Dall'albero periscopico sembra partire una luce trasparente che avvolge tutto il mezzo, come una barriera di luce che poi finisce sull'erba, come l'acqua di una fontana. La luce si curva dove colpisce il terreno, o l'erba. E scompare con un fenomeno di scintille. C'è un odore strano che si avverte tutto intorno. Lo scafo e la cabina sembrano essere realizzati in un pezzo unico, non ho visto né giunti né rivetti da nessuna parte. Intorno al bordo inferiore del perimetro della nave ci sono un certo numero di fori, non diversi da quelli che si trovano sulle turbine, diretti verso il basso e dotati di ammortizzatori. A pochi metri, davanti e fuori del cerchio della barriera di luce, si trova un uomo che indossa un abito bianco che sembra una seconda pelle. È vestito come sono vestiti oggi i nostri astronauti. Qualunque cosa io guardi, non riesco a vedere né pulsanti, cerniere o altri dispositivi. Ai piedi l'uomo ha stivali corti blu e neri, intorno alla vita una cintura larga blu. E sulla testa qualcosa di simile a un cappuccio da pioggia che pare realizzato con materiale trasparente. Sulle sue mani indossa guanti, sul petto appende una cosa nera simile a una fotocamera a soffietto, ma per il resto nessuna attrezzatura. L'uomo sembra essere una guardia. Dove mi trovo ora sono a soli 10 metri dal soggetto e forse a 7-8 metri da quest'uomo. La cosa strana era che tutti si sono rivolti a me quando sono entrato nella radura. Era come se fossi stato già avvistato in precedenza, ma non desiderato. Sul veicolo, in uno dei finestrini, ci sono altri tre uomini, apparentemente impiegati a lavorare. Proprio sotto ne vedo altri due, come assistenza all'interno della barriera di luce. Poi mi giro e vedo tre ragazze.
Tutti sono vestiti allo stesso modo, con lo stesso vestito bianco, completamente fuso, con lo stesso colore, su stivali e cintura. Gosta era ora a circa 10 metri dalla nave e forse a 7-8 metri dalla guardia. Poteva vedere come gli uomini e le donne che lavoravano attorno all'UFO erano tutti umani e donne. O meglio, le ragazze avevano capelli lucenti tagliati con un taglio moderno. I capelli degli uomini non si potevano vedere perché in testa avevano una specie di piccolo cappuccio nero, non diversamente da quelli visti dotati ai militari che guidano i carri armati. Sembrava che le persone intorno all'oggetto conversassero tra loro senza però muovere la bocca. Poi è successo qualcosa. All'improvviso, l'uomo in piedi fuori dalla barriera di luce, e che ora capisco fosse proprio una specie di guardia, fa un segno di stop perfetto con la classica alzata di mano. È un peccato che non può essere frainteso e mi fermo lì. La guardia gira la sua cosa simile a una fotocamera contro di me. Sento una specie di scatto e ho l'impressione che scatti una sorta di foto verso di me. Sto per fare qualche passo più vicino a lui, ma alza immediatamente la mano. Rimango fermo e allo stesso tempo la guardia fa un giro attorno al veicolo, sempre all'esterno di quella specie di barriera di luce. I due uomini e le ragazze tornano al loro lavoro sulla finestra della cabina. È possibile che ci siano due custodi, uno posizionato sul retro della nave. Questo può spiegare che c'è sempre un uomo contro il lato dove mi trovo io. Mi sento come un animale selvatico che deve stare al di fuori della barriera che i cacciatori di safari di solito creano in Africa. Dopo poco, così all'improvviso, vedo scendere giù dalle scale della cabina una ragazza. In mano ha qualcosa di simile a una borsa e distribuisce qualcosa come calici sia agli uomini che alle donne. Tutti finiscono il loro lavoro e bevono da questi calici. Poi, improvvisamente, mi viene il desiderio di andare là e parlare con loro. Ma non appena faccio un passo, la guardia di fronte a me alza immediatamente la mano e fa segno di fermarmi. E tutti mi guardano con un'espressione seria. Anche la guardia sembra seria, come un ufficiale di polizia. Forse sarei stato ferito se avessi provato a superare la barriera di luce. Quando faccio un passo indietro, tutti continuano con il loro lavoro e mi sento un po' più leggero. Due delle ragazze mi sorridono così magnificamente che posso vedere i loro denti bianchi. Posso vantarmi che di solito non ho paura di nulla e ho trascorso abbastanza tempo nella foresta e nella terra per credere nei cavoli di troll, una specie di leggenda di folletti che si trovano nei boschi svedesi. Ma questo è ancora troppo concreto. Questi uomini e donne mi fanno pensare alle persone di una chiesa pentecostale o qualcosa del genere. Guardandoli sono tutti ugualmente felici, si ha l'impressione che non abbiano preoccupazioni e che abbiano risolto tutti i loro problemi. Mentre sto lì posso vedere come si ritira l'equipaggio nel veicolo usando dei gradini. Quando lo fanno, vedo come si muovono le gambe di supporto, sono telescopiche. Provo come prima a fare ancora una volta qualche passo avanti per vedere cosa succede. La ragazza dai capelli scuri esce di nuovo dalla cabina. In mano tiene un oggetto brillante e scintillante che tutti gli altri sono interessati a guardare. Quindi fa alcuni passi fino alla fine della barriera di luce e con un rapido movimento butta l'oggetto. Questo cade su una piccola collina lì vicino. Allo stesso tempo sento una ragazza ridere e solo ora riesco a sentire qualche suono provenire da dentro la barriera di luce. D'altra parte ho chiaramente sentito la guardia quando calpestava l'erba e rompere piccoli ramoscelli che sono ovunque sul terreno. Continuo ad osservare la scena e penso: io non bevo alcol, quindi non posso neanche incolpare quello che sto osservando in un'allucinazione o altra immaginazione. A questo punto decido di andare verso la spiaggia di Sakersky's Beach. Ci vogliono circa 20 minuti di camminata per arrivare laggiù. Arrivato alla spiaggia, mi tolgo le scarpe, le calze ed entro in acqua e mi bagno i piedi per assicurarmi di non sognare. L'acqua è molto fredda e sono sveglio, non è un sogno. Così decido di seguire un po' la spiaggia e di prendere un altro sentiero di ritorno in modo da arrivare sul retro dello strano oggetto.
Quando arrivo a metà strada, salgo di nuovo sulle dune di sabbia e mi siedo in cima a un vecchio forte per indossare i miei calzini e distogliere lo sguardo dove era appoggiato l'oggetto. Davanti a me c'è una fitta foresta giovane, quindi non posso vedere nulla, ma poi, improvvisamente, vedo una luce rossa. All'inizio penso che sia la luna che si sta sollevando, ma poi vedo che non è così. Lentamente e maestosamente è l'oggetto che sta per alzarsi, e ora posso vederlo chiaramente. È quasi come un palloncino che si alza, si sente un leggero suono come quello di un aspirapolvere. Va sempre più in alto, si alza con una corona di luce rossa che esce dai fori della turbina. Adesso sembra a circa 400-500 metri di altezza e sembra rallentare leggermente. Si sposta un po' di lato e ora posso vedere che l'antenna pilastro telescopico viene ritirato, così anche le gambe e la scaletta sembrano siano stati ritirati. Sono un po' confuso, ma l'intera manovra è chiaramente visibile e l'intero veicolo sembra emettere fasci di luce dal campo di alimentazione e dai finestrini della cabina. Si distingue perfettamente nel cielo notturno, ha una posizione inclinata. La luce rossa diventa più intensa e quindi inizia a spingere a una velocità assurda. Dopo un po' la luce rossa si trasforma in viola e ora sembra avere quasi la stessa velocità di un gatto solare. Fa un po' di spostamenti proprio come stesse cercando qualcosa, quindi la lucentezza inizia a diventare rossastra. Il veicolo rallenta per un momento. Tre volte vedo il veicolo fare questa manovra prima di sparire sopra Angelholm. Rimango un bel po' sulle dune di sabbia e sono piuttosto sopraffatto e scosso da ciò che ho visto. Solo diversi anni dopo, quando i rapporti di oggetti sconosciuti iniziarono a diventare sempre più frequenti, misi la mia osservazione in relazione a loro. Dopotutto non era un'arma segreta che avevo visto. Forse non era neanche un oggetto terrestre. Così tanto per dire che se quello che vidi fossero sette persone di un pianeta sconosciuto, allora, per quanto potessi vedere, non c'era alcuna differenza importante tra loro e noi, forse significativamente più avanzati nel loro sviluppo tecnologico, ma per il resto in termini di altezza e aspetto fisico, eccetera, penso che se li avessi incontrati in un altro contesto, difficilmente avrei potuto distinguerli da noi. Quella notte Gösta Karlsson, dopo questo incredibile incontro, seguì la strada serrata del ritorno verso casa con la sua bici accanto. Arrivato a casa si sdraiò subito sul letto e provò a dormire, ma era impossibile. L'evento era stato sconvolgente e i pensieri ruotavano attorno alla strana nave e alle persone fuori di essa, prima di riuscire finalmente ad addormentarsi. Gösta decise di tornare sulla scena immediatamente la mattina successiva. Gösta prese la bici e partì verso la spiaggia. Quando arrivò a Glatan, vide tracce del veicolo e trovò anche gli oggetti che l'equipaggio lanciò. Due tazze, un anello d'oro e un'asta in cristallo trasparente. Oggi un monumento in cemento sul sito, eretto su ordine di Gösta Karlsson. L'UFO è stato fatto in scala 1-8 con le tracce che l'oggetto deve essersi lasciato alle spalle, anche in cemento. Ma almeno una delle tracce è sbagliata e oggi è avvolta da uno degli altri. Nell'immagine del 1963 due degli anelli sono chiaramente visibili, tuttavia non il terzo anello, sovrapposto, chiamato raggio della turbina interna. L'immagine è presa da un'altezza di 900 metri, è molto dettagliata. Quindi ciò che vediamo oggi non possiamo essere sicuri che è ciò che ha visto Gösta Karlsson nel 1946. Il posto è molto ben frequentato ed è diventato un'attrazione turistica. Dopo essere stata trascurata per diversi anni, l'area è stata rinnovata dal comune di Angelholm